Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. L'Italia chiude in modo trionfale le Olimpiadi di Tokyo, con 40 medaglie, delle quali 10 d'oro. Le medaglie non si contano, ma si pesano, avrebbe detto Andreotti. Si pesano come l'oro di Jacobs sui 100 metri, quella del salto in alto con Tamberi e ancora la magica staffetta 4%, tutta gente che ci ha fatto sognare. C'è invece chi, gioco forza, ha seguito il motto del barone de Coubertin: l'importante non è vincere, ma partecipare. È successo, per esempio, agli azzurri dello skateboard, disciplina che per la prima volta è stata inserita nei giochi olimpici. E anche qui c'è un pizzico di Valtellina grazie a Daniele Galli, commissario tecnico della nazionale. Galli, classe 79, è uno degli atleti azzurri più apprezzati e capaci. Sulla tavola da oltre 20 anni Daniele ha fatto della sua passione una professione, prima come rider e poi come team manager. Le medaglie, come era prevedibile, sono finite al collo di altre nazioni. Il bilancio azzurro resta però positivo. Ivan Federico, Alessandro Mazzara e Asia Lanzi sono stati i 3 italiani in gara. Subito dopo la cerimonia di chiusura, Daniele da Tokyo ci ha inviato questo messaggio. Quello che avete visto in televisione in settimana è stato il debutto dello skateboard alle Olimpiadi. Un contesto nuovo che nessuno di noi conosceva, molto bello, ma dove si sente molta pressione. La miglior posizione che abbiamo ottenuto è stato un 12° posto. E il CT Galli guarda già al futuro per uno sport che anche in Italia sta cercando di trovare i suoi spazi. Questa non è la fine, ma l'inizio di qualcosa di nuovo. Ci vediamo a Parigi 2024. Un mondo, quello dello skate, che si è affacciato per la prima volta sul palcoscenico olimpico con atlete anche di 13-14 anni che hanno regalato emozioni. Gli azzurri cresceranno anche in questa disciplina. In fondo, chi avrebbe mai detto solo pochi mesi fa che sui 100 metri avevamo in casa il nuovo Bolt?